Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su questo canale. Perché ve lo dico così? Perché sono tornata su 896 Sabri, ragazzi, dopo un anno, due anni, non mi ricordo. Dovrei vedere l'ultimo video caricato, a parte quelli che avete visto in questi giorni, perché se vi siete visti una sfilza di video tutti caricati di botto, non vi spaventate, ma semplicemente ho fatto un periodo dove avevo preferito registrare e caricare su un altro canale, un canale nuovo, perché in 896 Sabri non mi ci vedevo più. Ve l'avevo già fatto un video qui sul canale, non mi ci vedevo più perché avevo cambiato vita, ero più grande, le tematiche non mi piacevano più, volevo portare videogiochi, non mi sentivo tra virgolette in grado, perché dopo tanti anni che parlo di make-up, di trucco, di moda, cambiare così drasticamente la tematica mi è pesato, nel senso che avevo paura di perdere iscritti. Ma appunto, quello che mi ha portato a cambiare canale è stata paura, insicurezza, il fatto di non vedermi più in 896 Sabri, quindi non sentirmi più quella che ero, e dopo un tot di tempo mi sono resa conto che non era quello il problema. Cioè, mi spiego meglio, era proprio quello il problema, cioè il fatto che non mi rivedevo più in quella che ero. Ero cambiata per una serie di motivazioni, però adesso sono qui perché sono tornata io, e questa cosa è bellissima. Difatti ci tenevo a fare questo video proprio per la festa della donna. Infatti qua abbiamo il mio Simba che ottiene la mimosa, è bellissimo, grazie Simba. Sì, stamattina mi ha fatto gli auguri, e quindi ci tenevo a fare questo video per dirvi che sono tornata io, 100% io, con le cavolate che sparo, per non dire altro. Avevo detto altro, ho dovuto tagliare questa parte. Ci tenevo troppo a fare questo video appunto per la festa della donna, perché mi ha dato l'input per parlare di questa rinascita, no? È giusto anche alle volte perdersi per ritrovarsi, e io ringrazio veramente l'anno che è passato, perché mi ha dato talmente tante batoste proprio dritte in testa, che mi ha fatto svegliare da tantissime cose a cui ero legata, tantissime cose a cui mi ero affezionata, mi ero legata quasi morbosamente, senza capire che erano cose che dovevo lasciare andare e non riuscivo a lasciarle andare. Ma non voglio parlare di cose tristi, assolutamente, solo cose belle, quindi voglio dire che sono tornata, quindi benvenuti nuovamente nel mio mondo. Vi posso dare una serie di aggiornamenti, perché voi non mi vedete da veramente tanto. Non so neanche se chi mi sta guardando mi seguiva già da prima o siete nuovi, o se mi state vedendo per la prima volta, questo non lo so. Però vi posso dire cosa mi è successo in quest'ultimo periodo. Non mi trovo più in Sicilia, io sono catanese, quindi vengo da Catania. Non mi trovo più giù, ma sono in Sardegna, quindi ho cambiato isola, perché fondamentalmente ho avuto bisogno di cambiare totalmente l'andamento della mia vita. La mia vita stava prendendo una piega che non era più sostenibile, e quindi ho deciso di cambiare vita totalmente e ritornare a quelle che sono per me le cose importanti, e ho deciso di cercare lavoro attivamente, dato che tra 10 giorni mi laureo, anche meno, mi laureo il 16. O 16 o 17, ancora non si è capito bene, però mi sto laureando, quindi finalmente posso cercare lavoro attivamente, inserendo anche nel curriculum la magistrale, quindi bellissimo. In Sicilia, vi devo dire la verità, io ho già cercato lavoro per tantissimo tempo senza trovare niente di valido, tutti i lavoretti che ovviamente li trovo in qualsiasi parte del mondo. Ho deciso di spostarmi in Sardegna perché mi è stata data l'occasione appunto di vivere qui, e quindi la sto sfruttando al massimo per cercare di capire se qui c'è un po' più di opportunità rispetto alla Sicilia. Per questo motivo questo sarà lo sfondo dei miei video, una libreria fantastica dove ho già sparso in giro le cose che mi piacciono, e spero che vi piaccia. Assolutamente vi aggiorno su quelli che saranno i temi di questo canale. Io voglio essere me stessa al 100%, è una cosa su cui punto da sempre e a cui credo. Quindi, per lo più, recensioni sia di prodotti che di videogiochi, che di film, che di serie TV. Mi piace un sacco parlare delle cose che mi sono piaciute, quindi assolutamente troverete questo sul canale. Assolutamente gameplay, anche se qui troverete dei gameplay tagliati, ridotti, perché io, ebbene sì, ho anche un canale Twitch
che ho aperto giusto per, mentre seguivo l'altro canale YouTube, che tra qualche giorno chiuderò appena avviso i miei iscritti di lì, che appunto si devono spostare in questo 896 Sabri. Avevo aperto un canale Twitch chiamandolo col mio nome e cognome, e anche da quello ho capito che dovevo tornare a 896 Sabri, perché quel canale più lo guardavo e più mi sembrava impersonale, mi sembrava non da me, mi sembrava lontano anni luce da me. E niente, quindi si chiamava in quel modo. Adesso lo troverete anche lui come 896 Sabri. Ragazzi, vi giuro, lo amo. Adesso che ho cambiato tutta la grafica con 896 Sabri, vi giuro, mi sembra adesso veramente mio. Quindi su Twitch assolutamente troverete gameplay per intero. In questo momento sto portando Assassin's Creed Unity. Mentre qui su YouTube troverete la sua versione ridotta, tagliata, perché giustamente capisco che 45 minuti, un'ora di gameplay su Twitch sarebbe veramente da taglio di vene portarvelo qui su YouTube, quindi qui lo troverete ridotto. Detto ciò, quindi gameplay, recensioni, assolutamente troverete anche il video dei miei mascara, vabbè, che rientrano tra le recensioni. Troverete video di collezioni. Oggi ho fatto vedere la mia collezione di giochi PS4, la mia collezione di giochi Xbox 360 e anche del DS. Quindi dovrò ampliare questa rubrica. Vi devo portare la collezione dei giochi PS2. PC no, perché ce l'ho sulla libreria, quindi tutto online. Poi sicuramente vi porto gli aggiornamenti, perché da quando ho fatto le collezioni ad oggi le mie collezioni si sono ampliate, quindi assolutamente rifarò anche le collezioni che vi ho menzionato. Assolutamente i video degli acquisti ve li porterò. Infatti il prossimo video che vedrete sul canale sarà proprio il video dei miei ultimi acquisti. Cosa mi starò scordando, ragazzi? Vabbè, le recensioni ovviamente ve l'ho detto anche sui videogiochi, che siano recensioni puntuali o che siano recensioni random, cioè prendo giochi a caso e vi dico che cosa ne penso, quindi sicuramente questo è la rubrica più importante di tutte, che portavo nell'altro canale. Qui non ho ricaricato i video perché non avrebbe avuto senso. Sto portando già da un bel po' i giochi gratis del mese. Vi avviso subito che per registrare quel tipo di video io perdo in realtà 2 giornate, perché passo la giornata precedente a prendere informazioni, quindi o da Wikipedia o dal browser, oppure tipo dai portali tipo Steam, Origin, quindi mi vado a leggere i vari, chiamiamole trame. Alle volte però mi è capitato anche di prendere informazioni da un canale che io seguo da un sacco di anni e che stimo tantissimo, e sto parlando dei Player Inside. Vi saluto se mai vedrete questo video, ciao Raiden e ciao Midna. Fondamentalmente io ho iniziato proprio prendendo le informazioni da loro, poi mi sono resa conto che mi trovavo meglio parlando di come vedevo io il gioco, quindi descrivendo i giochi secondo un mio punto di vista. Quindi ho deciso di prendere informazioni da tutte le parti e poi fare un mio miscuglio, un mio frullato e dire io le cose che voglio dire. Però ecco, ci tenevo a essere trasparenti a dire questa cosa. Poi, a parte il video dei giochi gratis che uscirà mensilmente, ci saranno anche video tag che possono essere riferiti appunto a videogiochi, serie TV, film, libri, cose che mi piacciono. Quello è assolutamente là. Il video chiacchiericcio non vi manca, lo sapete che parlantina che ho, ce l'ho sempre avuta e sempre ce l'avrò. Quindi bando alle ciance, credo di avervi detto tutto quanto. Io spero che vi faccia piacere rivedermi qui. Spero che mi seguirete in questa nuova avventura, anche se sto riprendendo la vecchia avventura, però un po' rinnovata, sono cambiate un po' di cose. Piano piano avrete modo anche di riscoprire io chi sono, no? Perché mi conoscevate da tempo, ma sono cambiate tante troppe cose nella mia vita, veramente, nell'ultimo periodo, quindi assolutamente vi aggiornerò man mano. Seguitemi a proposito su Instagram per non perdere tutti i miei aggiornamenti giornalieri, veramente, perché quando mi succede qualcosa o faccio qualcosa, che siano ricette, altro video che potrebbe uscire, o che siano avventure, insomma, io veramente carico storie e vi mostro appunto cosa sto facendo, quindi seguitemi anche lì. E anche lì mi chiamo 896 Sabri, mi trovate dappertutto come 896 Sabri, in ogni caso trovate il link qui giù nell'info box. Ultima informazione che ci tengo a darvi, ho una, chiamiamola, collaborazione con Instant Gaming, quindi qui sotto troverete sempre linkato un link appunto che vi rimanda direttamente a Instant Gaming. Se non lo conoscete, è un sito dove potete acquistare giochi per PC a prezzi veramente scontatissimi. Perché trovate il mio link? Perché io, tramite la collaborazione, qualsiasi gioco acquistate da questo sito senza sborsare neanche un euro in più rispetto al sito, cioè voi pagate il prezzo che vedete letto cioè che leggete sul sito, scusate l'italiano oggi,
Semplicemente il sito, grazie al fatto che voi avete acquistato tramite il mio link, mi dà una piccolissima percentuale che ovviamente mi aiuta a gestire il canale, non solo questo, il canale Twitch e tutto quello che fa parte di questa grande macchina. Io vi ringrazio veramente per aver visto questo video, vi mando un mega bacione immenso, vi ringrazio se siete ancora qui dopo tutti questi anni. Ragazzi, il primo video l'ho fatto nel 2012-13, oddio, forse 2013, quindi veramente troppi anni. Vi mando un bacione, vi rimando assolutamente al video che sto girando oggi su Twitch, quindi troverete una diretta alle ore 19 su Twitch, continuiamo l'avventura di Arnaud e di Assassin's Creed Unity. Anche per le dirette su Twitch, ragazzi, vi aggiorno su Instagram, quindi mi raccomando, è tutto collegato, quindi iscrivetevi dappertutto. Io vi rimando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!